Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini, giornata numero 17 del campionato di Serie D Girone A, in campo PR 2000 Aprilia e Polisportiva Genzano, big match al Meucci questa sera. Tutto pronto, partiti. Fanti prova ad andare via, Infanti. Fanti fa tutto da solo, poi prova il sinistro di un soffio a lato. Pallone ancora per Giustiniani, colpo di tacco e pallone messo in calcio d'angolo da Margari. Pallone per Iacobacci, palla in rete, PR in vantaggio, destro vincente di Iacobacci. Allora ancora Infanti, sbuca via il pallone preso, abbrancato in due tempi da Martella. Tutto pronto, arriva il fischio, Cianfanelli, palla in rete, pareggio della Polisportiva. Longo, ancora Iacobacci, inserimento di Iacobacci, Iacobacci palla sul palo. Contro due avversari, Longo. Poi Iacobacci ancora per De Giudici, palla in rete, nuovo vantaggio PR, De Giudici letale, 2-1. Pallone dentro, e nuovo pareggio della Polisportiva Genzano. Poi Tuzzi si ritrova il pallone tra i piedi, spinto ma va a concludere, prova a liberare il sinistro, pallone respinto, poi con la mano l'arbitro fischia calcio di rigore. Parte Longo, il tiro e palla in rete, terzo vantaggio della PR. E allora Fulco prova il lancio, buono per De Giudici, prova subito il tiro, palla fuori, pallone che arriva Infanti, poi De Giudici prova a girare il palo, clamoroso di De Giudici, Infanti che non può ribadire in rete. Break ancora di Iacobacci, gran numero di Iacobacci che va fino in fondo, Iacobacci appoggia per Infanti, poker servito della PR, numero di Iacobacci in forma smagliante. Ora Giustiniani, break del Polisportiva Genzano con Giustiniani, il palo di Giustiniani, pallone per Lorello, il miracolo da parte di Martella, ancora calcio d'angolo. Poi De Giudici recupera un buon pallone, prova ad andare via con due giocatori alle calcagna, poi scarica il destro, palla fuori di un soffio. Parte Longo, il sinistro e palla in rete, cinquina della PR e doppietta per Longo. Lorello, verticalizzazione dei Giudici, prova a fare tutto da solo dei Giudici, poi scarica il destro ancora fuori, Bertolin provvidenziale, ancora Iacobacci stavolta saltato, Cianfanelli destro deviato, palla in rete, arriva la terza marcatura genzanese, Infanti, pallone per dei Giudici che ancora difende bene palla, poi prova a scappare via, stessa volta sfonda, diagonale vincente da parte di dei Giudici. Iacobacci prova l'ennesimo scatto, Iacobacci mette in mezzo la palla che filtra, parte Longo, il tiro, la respinta da parte di Martella, De Giudici il tiro, palla sulla traversa, l'ultimo tocco è il suo, finisce la partita, grande prestazione della PR che sconfigge meritatamente la Polisportiva Genzano 6-3 e colleziona la seconda vittoria consecutiva. Da Fabrizio Agostini un saluto a tutti voi che ci avete seguito e appuntamento alla prossima sfida.